Presso la sala consiliare del comune di Sulmona si è tenuta una riunione sul coordinamento per la salvaguardia dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, che ha visto la partecipazione, oltre ai sindaci delle città interessate, dei presidenti dei rispettivi ordini professionali e i presidenti delle province di Chieti e L'Aquila, con la finalità di programmare ulteriori iniziative sulla base della recente proroga. Sì, è importante, ringraziamo chi ci ha dato la proroga. Ma la cosa importantissima è capire se si può ridisegnare la pianta organica, perché chiaramente cominciamo a avere sofferenze di personale, perché possiamo anche restare aperti, ma senza personale sarebbe un grande problema. E nello stesso momento lavorare, chiediamo che il governo lavori sulla geografia giudiziaria, perché queste proroghe vengono interrotte dalla riapertura dei tribunali cosiddetti minori, che tra l'altro è una parola che non mi piace assolutamente, perché sono tribunali che funzionano benissimo, sono tribunali che danno giustizia al cittadino in tempi congrui. Abbiamo ritenuto opportuno convocare questa riunione per fare il punto della situazione in ordine all'ultima proroga che c'è stata, che è stata disposta appunto dagli organi parlamentari. Quindi siamo in presenza di questa proroga, però bisogna guardare al futuro e bisogna programmare le attività per il futuro, anche perché restano in piedi alcuni problemi che erano stati denunciati dal coordinamento in questi mesi, in questi anni, quale quello dell'esigenza non soltanto di permanenza in vita di questi importanti presidi di giustizia, ma anche quello di garantire la loro funzionalità attraverso per esempio la riapertura delle piante organiche. Questa è la prima riunione, ma sicuramente seguirà la prossima con i rappresentanti parlamentari, i rappresentanti del Parlamento, perché questa è una lotta di tutti, è una battaglia che dobbiamo vincere, ci è stata garantita durante le elezioni politiche da tutti i partiti, così come era stata garantita da tutti i partiti un paio di anni fa quando abbiamo fatto la visita in Parlamento. Quindi oggi, domani, dopodomani, ma entro sicuramente 2 o 3 mesi nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria devono sanare questa assurdità. In questo senso abbiamo ritenuto opportuno formulare una richiesta al Ministero di Giustizia affinché si dia corso alla imminente e sollecita costituzione di quel tavolo tecnico istituzionale che c'era stato prospettato nell'incontro del 20 di dicembre, nell'ambito del quale ricercare e porre in essere tutte le iniziative finalizzate a rivedere in senso critico le scelte sbagliate in materia di ridistribuzione della geografia giudiziaria compiute nel 2012.